Ragazzi, buongiorno e bentornati sul canale. Oggi parliamo della frequenza di allenamento e parliamo di una cosa che tempo fa andava molto di moda, ovvero il Frequency Project. Frequency Project, che è uno studio mai realmente pubblicato, però tutti comunque ne parlavano, anche io ne parlavo spesso, che avrebbe dimostrato come se io mi alleno 3 volte a settimana e mi alleno 6, a parità di volume 6 sembrerebbe meglio. Sembrerebbe. In realtà recentemente ho trovato una meta-analisi di 22 studi sulla frequenza e il volume di allenamento, quindi studi realmente pubblicati in questo caso, mentre tra l'altra abbiamo uno studio mai visto da nessuno. E le notizie, in realtà i risultati sembrerebbero andare contro questo mitologico studio norvegese. E ne parliamo dopo la sigla. Dicevo 22 studi, 22 studi che si basavano tutti sul volume e la maggior parte semplicemente cosa dimostrava? Che allenarsi 2, 3, 4 volte a settimana era decisamente differente. La maggior frequenza di solito è da preferire. Ma questo non lo dicevano anche i norvegesi? No, perché questi studi hanno ovviamente detto che più volte ti alleni, più volume riesci a fare, meglio. Tutti gli studi di questo tipo che si sono basati invece sul a parità di volume non hanno trovato nessun beneficio dall'allenarsi più volte a settimana. Cioè, se io faccio un volume che so di 40 spinte, 40 serie di panca, facciamo, farle 2 volte a settimana e farle 4, secondo tutti questi studi, non ha reali benefici, perché il volume è sempre quello. Il volume settimanale non cambia e quindi non sembrano esserci i benefici, o perlomeno i magnifici benefici, che millantavano i norvegesi. Quindi, cosa possiamo trarne da questa doccia fredda che abbiamo avuto? Allora, prima di tutto, considerazioni. Considerazioni è che questi studi, per quanto avvengano su soggetti allenati, non sono stati fatti di solito mai su powerlifter o su gente che effettivamente abbia delle alzate di forza del proprio sport. Quindi un piccolo asterisco sul fatto che comunque su un atleta bravo che fa tante volte a settimana la stessa alzata lo lascerei. Potrebbe essere che in effetti atleti di livello trovino beneficio comunque dallo spalmare lo stesso volume su più volte a settimana. Potrebbe, a me piace credere ancora che funzioni. Quello che però sicuramente è vero è che ovviamente a parità di volume non è che ci può essere un miracolo. Quello che è veramente utile dell'altra frequenza è dividere il volume per poi farne di più. Cioè, qual è la cosa veramente utile? Che se io magari faccio appunto queste 40 serie su 4 volte a settimana, spalmandole su 5, su 6, nel breve periodo lo tengo così, però nel lungo periodo magari provo ad aumentare la mia capacità di lavoro, quindi diventa meglio. Classico esempio, monofrequenza, multifrequenza. Cioè, perché ora, per quanto una volta fosse una mia crociata di religione, quella della multifrequenza, adesso credo sia abbastanza stupido starne a discutere. Soprattutto con questi studi alla mano, in effetti, se io sono in grado di fare in una seduta il volume che farei su più sedute, la monofrequenza ha perfettamente senso. Studi alla mano. Quello che però è, secondo me, altrettanto incontrovertibile è che se io il volume che faccio in una seduta lo divido su 3, su 2, una classica upper lower che mi piace un sacco per l'ipertrofia, se io lo divido su 2, qualitativamente quei due allenamenti, quelle serie, quelle ripetizioni le faccio molto meglio. Cioè, immaginatevi di fare 20 serie per il dorso, fate trazioni con sovraccarico, fate lat machine, fate rematore, cioè alle ultime serie di rematore. O di quell'esercizio che è, con che energie ci arrivate, cioè con che mood, con che forza fate le ultime serie. Se io gli ultimi due esercizi li metto in un altro giorno, li faccio più fresco, faccio più carico, probabilmente faccio più ripetizioni, insomma, dallo splittare, dato di fatto che chiunque si alleni, immagino possa concordare, sono più fresco, quindi tanto vale splittare e gestire meglio le singole alzate.
Se io splitto, gestisco meglio il volume e allo stesso tempo, dopo che ho splittato, posso aumentare il volume. E perché no, poi eventualmente splittarlo ancora di più. Quindi dividere è utile da questo punto di vista se permette di aumentare la capacità di lavoro. Per fare lo stesso quantitativo di serie, in effetti posso anche lì concordare che non abbia senso fare 6 allenamenti a settimana, quando in effetti potrebbero bastarne 3. Allenarsi 6 volte a settimana, come magari va di moda in alcune scuole di pensiero iperfrequenti, non serve altro che a disperdere il lavoro. Disperdo. Quando farlo tutto insieme potrebbe avere più senso perché in effetti alleno anche la capacità del corpo di fare volume, mentre se io sono abituato a fare 5 serie oggi, 5 domani, 5 dopodomani, sì, mi sto allenando, però ho una capacità di lavoro molto bassa. Quando il trucco della frequenza appunto dovrebbe essere aumentare, che la capacità di gestire volume sia uno dei fattori predominanti dei risultati di forza e ipertrofia è anche qui un dato di fatto, quindi ben venga la frequenza se aggiunge qualcosa. Se non aggiunge nulla, se si tratta semplicemente di dividere, per la maggior parte delle persone concordo che non sia una discriminante veramente valida. Se avete domande, lasciatemi pure un commento, altrimenti noi ci vediamo al prossimo video.